Ciao amici di Mindfacebook, oggi parliamo di audiolibri. Possono accompagnarci nelle situazioni dove non abbiamo possibilità materiale di leggere un libro, quindi magari mentre guidiamo in macchina oppure mentre facciamo i mestieri. Insomma, oggi vi farò vedere dove andare a scaricare questi audiolibri in maniera gratuita e riuscire ad ascoltarli quando meglio credete. Ci collegheremo al sito di Radio Rai 3 e del programma Ad Alta Voce. Da ieri hanno cominciato la programmazione de Il Nome della Rosa di Umberto Eco, letto da Moni Ovadia. Una bellissima registrazione e io ho già scaricato il primo episodio, però adesso vi farò vedere perché ci sono anche altri libri che magari possono interessarvi. Seguitemi. Eccoci, allora. Ci troviamo sul mio desktop, apriamo il browser di internet, Firefox, Chrome, quello che voi preferite. Io mi collego direttamente alla pagina di Google e digito ad alta voce. Come vedete, lo cerco spesso e quindi mi appare già come ricerca, come prima voce. Clicco sopra e entriamo in questo bellissimo sito dove troveremo gli audiolibri. Adesso vi faccio vedere, già c'è il nome della rosa qui. Per scaricarlo noi dobbiamo andare in podcast e abbiamo la possibilità di vedere tutti i libri che vengono offerti, letti ad alta voce per noi, quindi abbiamo anche il diario di Anna Frank che possiamo scaricare, il richiamo della foresta e così via. Adesso vi farò vedere invece l'elenco completo, così intanto date un'occhiata che può essere sempre utile. Dobbiamo aspettare perché è un leggermente rallentato, ma logicamente sono file abbastanza pesantini, quindi dobbiamo dare il tempo di caricare le pagine che ci sono tutte in elenco. Ad un certo punto, subito qui sotto la copertina dei podcast disponibili, abbiamo Il Nome della Rosa. Ieri è stato pubblicato appunto il primo episodio. Oggi abbiamo già a disposizione il secondo. Di solito loro mettono la programmazione intorno alle 6 di sera. In questo caso clicchiamo scarica. Ci aprirà questa finestrella con scritto salva file. Noi facciamo ok. Io ho già fatto sul desktop una cartella Il nome della rosa di Umberto Eco, salvo e il gioco è fatto. Ora, prendendo la mia cartella, apro, ho qui ad alta voce, io, il mio programma di musica è Groove ed ecco qui file disponibile. Le letture andranno avanti fino al 10 marzo e voi potrete ascoltare il vostro libro dove meglio pensate. Una chiavetta e lo preparate per la vostra autoradio sulla macchina oppure un lettore MP3 per ascoltarlo mentre fate i mestieri o un device normalissimo che può essere uno smartphone. Per ascoltarlo, ad esempio, sul pullman mentre andate al lavoro. Buon ascolto e buon divertimento!